E benvenuti in questo nuovissimo video trash di merda escrementizia. Un escrementizio tutto da bere. Prima di cominciare vi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Il mio Instagram, come al solito, ve lo impiallo potentemente qui. Mi raccomando, venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. E sempre in descrizione vi lascerò il link del mio secondo canale di vlog. Andatevi ad iscrivere tutti quanti in massa anche lì e attivate la campanellina per non perdervi nessun video anche in quel canale. Link in descrizione, mi raccomando. È il video che andremo oggi a video unare. È un video che mi avete consigliato tutti tantissimissimo. Ed è la nuova canzone di Young Signorino, ovvero Bevanda. Via! Ma perché tutte le canzoni che fa sono inquietanti? Sono tutte inquietanti! Già ti inquieta a sentire solamente la musica della canzone e ancora devi cominciare a cantare. Bevanda al gusto di te. Dopo sex, yeah. 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 Non so che dice triplo sex. Che dice? Risentiamolo. Dice triplo sex? Che cacchio dice? Bevanda al gusto di te. Dopo sex, yeah. Bevanda al gusto di te dopo il sex. Ma dopo il sex fumati una sigaretta o fatti fare quattro coccole dalla tua ragazza. No, bevanda al gusto di te dopo il sex. Che vuol dire? Bevanda al gusto di te. Dopo sex, yeah. E in questo punto si bruciò l'ultimo suo neurone. Raga, da notare che il videoclip è molto più elaborato della sua stessa canzone. Cioè il videoclip è fatto meglio. È raro vedere un videoclip che è meglio della canzone, è rarissimo. Salve, sono il signorino, col bicchiere nel piumino. Oddio, si sta trasformando. Cos'è la seconda trasformazione? Supererò il limite del Super Saiyan secondo livello. Cioè no, lo so, è a fasi, è a trasformazione, raga. Prima trasformazione, seconda trasformazione, terza trasformazione, il corpo perfetto, tipo Dragon Ball. Rovescio bevando in giro. Si è rotta la radio, aggiustala. Aggiustala! Parla Roma. Puoi chiamare a me. Ma solo se. Per la bevanda al gusto di te. Bevo bevanda al gusto di te. Cucino bevanda che scotta. In giro per berla che no. Yeah, la devi bere per forza. Non c'è bisogno che la bevi per... Perché la devi bere per forza? Raga, se la deve indrummare per forza. Ma dove sta scritto che se la deve bere per forza? Già, lo vedi com'è. Se la beve peggiora, secondo me. La devo bere per forza. Rovesciarla sopra i jeans black. Rovesciata foto di me si bevando. Cioè prima la deve bere e poi la deve rovesciare, ovvero vomitare sui jeans. Adesso capisco, raga, perché è ridotto così. Adesso una spiegazione c'è. Al gusto di te, non fidarti di me. Bevando al gusto di te. Dopo sex, yeah. Bevando al gusto di te. Dopo sex, yeah. Che schifo. Raga, che cacchio fa con quel budino? Che schifo. Ve lo faccio rivedere per la gioia dei vostri occhi. Dei vostri, perché io mi giro. Dopo sex, yeah. Bevanda al gusto di te. Dopo sex, yeah. Vi è piaciuto, come sbucherellava il budino? Raga, se siete arrivati fino a qui, hashtag sbucherella il budino. Mi raccomando, scrivete tutti nei commenti sbucherella il budino, perché... Veramente l'hashtag per eccellenza per quanto riguarda Young Sbucherellino Budino. Bevanda al gusto di te.
dopo sex, dopo sex, dopo sex, yeah. Bevendo a gusto di te, dopo sex, dopo sex, dopo sex, yeah. Ma basta, ma che schifo. Oddio, che schifo. Che schifo. Per nome non mi chiamare, non mi chiamare frate. Questa bevanda fa girare, pusher la potete dare. Rido sotto i baffi, hihi. Non me la puoi portare, viva. Bevando a gusto di te, young. In tutte le piazze di Scampia, young, bevando. Cioè, cosa c'è da commentare in questo? No, raga, riscrivetemelo nei commenti. Cosa c'è da commentare? Cioè, mi consigliate il trash escrementizio? Cosa c'è da commentare? Voi veramente mi volete male, mi consigliate sta roba? Più va avanti e più peggiora, young signorino. Sta peggiorando tantissimo, raga. I videoclip migliorano e lui peggiora. Vanno a passo con i tempi, no? Videoclip più in alto, lui più in basso. Gusto di te, bevando gusto di young. Bevando gusto di sex. Bevando gusto di sex. Lo sai cosa sembra? Un rito satanico. Già. Avessi video sub 9, video sub 9, video sub. E io mi lamentavo per uomini con piedi con patate. Ve lo ricordate? Vi lascio il link in descrizione. Patate con piedi. Fonde terra vecchie pieds. No, io non la capisco sta cosa. Quello, uomini con piedi con patate, a confronto delle canzoni di Young Signorino, quello è una festa per bambini, come l'albero azzurro e la Melevisione. Bevando a gusto di te, bevando a gusto di te, bevando a gusto di te, bevando a gusto di te. Che cacchio diventa? Dance diventa a un certo punto? Dopo sex, dopo sex, dopo sex, dopo sex, bevando a gusto di te. Dopo sex, dopo sex, dopo sex, dopo sex, dopo sex, bevando a gusto di te. Dopo sex, dopo sex, dopo sex, dopo sex, dopo sex, bevando a gusto di te. Dopo sex, dopo sex, dopo sex, yeah. Raga, meno male che l'ultimo pezzo della canzone si salva. L'ultimo pezzo dance è micidiale. Mi piace. I primi due minuti li butterei nell'immondezia. L'ultimo minuto lo salverei. Solo l'ultimo minuto però. Preciso, preciso per farci una sigla. Super sex, yeah. Bevanda al gusto di acqua. Che buona. Non ha odore, non ha sapore ed è incolore. Fantastica. Bevanda al gusto di te. Bevanda al gusto di te. Chi è la ragazza? Raga, si somigliano tantissimo. Certo, gli manca qualche tatuaggio nel volto della ragazza, però sono uguali. Cioè, è lui al femminile. Forse è la sua ragazza, lo intuisco dal bacio con la lingua. Ragazzi, questo rito satanico camuffato da videoclip musicale finisce qui e mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. Il mio Instagram, come al solito, ve lo impiallo potentemente qui. Mi raccomando, venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. E sempre in descrizione vi lascerò il link del mio secondo canale di vlog. Andatevi ad iscrivere tutti quanti in massa anche lì e attivate la campanellina per non perdervi nessun video anche in quel canale. Link in descrizione, mi raccomando. E come in ogni rito, anche in codesto rito, la morale è solo una. Pump up the volume.